Ario Costa, campione d'Italia. Forse non me ne sono ancora reso conto, comunque lo sono, è una gioia, non so, non c'ho parole, è una gioia incredibile. Per me, per tutti, per tutta la città, credo. Senti, è stato difficile strappare lo scudetto alla Tressera, ma voi siete riusciti a farlo nella maniera migliore, vincendo in trasferta, disputando grandissimi playoff. Ma adesso che è andata così, tutti diranno che così, ma io credo che il campionato l'abbiamo vinto a Varese, sicuramente contro il Varese abbiamo fatto la nostra ciliegina. Chiaramente la vittoria di Milano è stata un'altra ciliegina, quindi penso che l'abbiamo più che meritato, abbiamo vinto sempre in trasferta questo scudetto e credo che meglio di così non poteva andare. Senti Ario, tu hai vinto il titolo italiano per ben due volte, prima quando sei stato grandissimo per rientrare in campo e dare un grande contributo alla Scavolini, dopo il tuo infortunio a Badalona, ricordando ecco quel viaggio aereo, ti ricordi, eravamo seduti all'ultimo posto in fondo all'aereo che ci riportava in Italia, stavi soffrendo già, stavi però pensando a quando saresti potuto rientrare, hai lavorato tanto, mi pare che lo scudetto che hai vinto lo devi prima di tutto dedicare a te stesso. Ma questo che lo dedico a me stesso credo che sia la prima cosa, e visto che siamo a dedica lo voglio dedicare alla mia famiglia, ai figli, alla moglie, ai genitori, perché credo che loro, soprattutto mia madre, sta soffrendo moltissimo e va bene così. Sì, hai detto quest'anno sicuramente a novembre non credevo di arrivare qui questa sera, la volontà ce l'ho messa tutta, credo, ho fatto tante ore, tanti sacrifici e credo che meglio di così non poteva ripagarmi, i miei compagni. E vorrei dire una cosa, vorrei ringraziare un grosso amico, un grosso giocatore, Greg Ballard, che ha sofferto con noi, anche lui ha conosciuto l'infortunio quest'anno, non ci voleva, è rimasto con noi a gioire con noi, credo che sia stato veramente grande.